Anche per la prossima stagione estiva, la Regione Campania metterà in mare gli aliscafi per la costiera cilentana. Lo ha assicurato l'assessore regionale al turismo Corrado Matera alla BIT di Milano. Alla Borsa Internazionale del Turismo, incrociando le dita, Matera ha anche riferito che ci sono buone possibilità che le procedure in corso per l'attivazione dell'alta velocità fino a Sapri vadano a buon fine. È stato già attivato da un mese il procedimento. Per cui siamo davvero alle battute finali. La richiesta che è stata presentata, ed è stata presentata dall'ente provinciale per il turismo, va dall'11 giugno al 17 settembre, il sabato e la domenica, e che ha appunto una funzione di movimentazione turistica. Poi è stato a questa manifestazione di interesse ha risposto Trenitalia, ha formulato una proposta che si è valutata. È chiaro che però ci sono degli adempimenti tecnici che vanno rispettati. La grande soddisfazione è che dopo tanti anni Trenitalia si è finalmente posto il problema serio di collegare Milano e Sapri. E se Matera spinge per Sapri, ci sono altri che tirano per una fermata ad Agropoli e Vallo della Lucania, una sfida che sta generando non pochi malumori tra PD e UDC. Per il momento l'unica cosa certa è che per l'assessore regionale l'alta velocità deve comunque fermarsi a Sapri. Glielo spiego perché Sapri, perché io ritengo che sia un posto strategico, perché riesce ad essere riferimento non solo per il Cilento ma anche per il Vallo di Diano, che è una terra purtroppo che da 30 anni non ha più la ferrovia, la Sicignano-Lago Negro, per cui certamente il Vallo di Diano non è un territorio di serie B, e allora attraverso un'iniziativa del genere quel territorio si potrà collegare anche all'alta velocità arrivando a Sapri. Le dico che sono fiducioso che questo progetto possa realizzarsi, perché realizzare anche l'alta velocità nel Cilento significa finalmente mettere in campo azioni che ci portano fuori da un isolamento nel quale siamo stati negli anni. Le dico anche che stiamo lavorando però anche su altre iniziative per cercare di fare in modo che il Vallo di Diano possa essere anche ben collegato. Il treno veloce per il Cilento non è stato ancora attivato, ma c'è già chi ne rivendica la paternità. Ho letto giorno fa una dichiarazione anche del presidente del parco che diceva, assumeva una posizione quasi come se l'iniziativa fosse partita da lui, ma su questo argomento le posso dire che sto lavorando insieme alla Giunta De Luca, sto lavorando dal 2016. Io penso che forse il parco debba pensare un po' più a fare meno delibere di indirizzo e delibere un poco più concrete volte alla risoluzione di problemi seri che esistono sul territorio. Il problema del turismo con serietà lo stiamo affrontando e sono convinto che attraverso queste iniziative riusciremo a fare in modo che il Cilento possa raggiungere i risultati migliori.